Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Io sono Miss Giulia e questo è un video unboxing in collaborazione con il sito CoBiz. Perdonatemi se sono già con il pigiamino, ma sentivo freddo, ho fatto una doccia e mi sono messa direttamente il pigiama, anche se sono le 18. Non ditelo a nessuno. Quindi siete pronti per spacchettare questo pacco insieme a me? Ho preso un bel po' di cose interessanti, vi mostro velocemente il pacchettone gigante, ovviamente tutto sempre bello imballato e sigillato con il pruriball. Questa è la lista con tutti i prodottini, infatti ho scelto esattamente 15 prodotti, ci sono appunto due pagine piene zeppe di prodottini. Passiamo con, vi mostro direttamente in primis gli stampi. Questo è il primo stampo, questo è il codice e come potete vedere è a tema Halloween. Io lo adoro questo stampo perché è stupendo. Perdonate tutti i rumori di sottofondo con bustine varie. C'è la zucca, c'è il fantasmino, c'è il pipistrello e anche il teschietto. E io non vedo l'ora di utilizzarlo questo stampo perché è davvero carinissimo e sicuramente potrò realizzare diverse cose a tema appunto Halloween. Poi ho preso, per quanto riguarda sempre la resina, ho preso quest'altro stampo davvero molto molto carino. Questo è il codice, ovviamente vi ricordo che tutti i prodottini vi troverete il link giù nell'info box e anche del codice sconto. Questo è il secondo stampo preso appunto dal sito di Cobiz e questo è lo stampino con queste graziosissime stelline. Le stelline sono un bel po' grandicelle e io pensavo di realizzare le decorazioni per l'albero di Natale. Dice Giulia, già stai pensando all'albero di Natale? Sì, ma io sono ormai da mesi che sto pensando all'albero di Natale. Diciamo che quando è iniziato settembre io già ero nel mood natalizio, per dirla tutta. Quindi le stelline carinissime, volendo ci si può creare anche un ciondolo, degli orecchini, perché no, sono davvero versatili come stampo, possiamo creare davvero tante cose carine. Poi un altro stampo, ne ho presi due, eccoli qua. Questi vengono proprio venduti in pacchi da due. Questo è il codicino e questo invece a tema natalizio, ovviamente. C'è il pan di zenzero, c'è la calza, c'è la renna, poi c'è anche ovviamente il babbo. Ci sono i bastoncini di zucchero, i pacchettini, davvero molto molto carino questo stampino e ovviamente ci si possono creare sia le decorazioni per l'albero di Natale ma anche delle graziosissime calamite, perché no? Ne ho presi appunto due ed eccoli qua. E anche questi non vedo l'ora di sperimentare. E poi ho preso queste. Allora, ho preso diverse sfere, queste qui in legno, che sono sempre ottime per andare a realizzare dei ciondolini o anche dei ciondoli, perché no? Questo è il primo. Questa è un'ovalina che misura esattamente 12x8 mm, sono appunto 100 pezzi e come vi dicevo prima possono essere tranquillamente decorate con le perline come supporto per delle pandorelle oppure dei ciondoli. Questo è il primo, poi ho preso anche questo qui che è la misura da 12 mm. E sono 50 pezzi. Sul sito di Gobiz questi pacchettelli costano davvero pochissimo, dai 50 centesimi, 60, cioè ovviamente tutti e 100 pezzi e tutti e 50 pezzi, non vengono venduti singolarmente ma proprio nella bustina e i prezzi sono davvero irrisori. Questo da 12 mm, stesso discorso, possiamo andarla a impreziosire. Poi l'ho presi anche da 16, queste sfere sempre di legno, queste sono 20 pezzi. E poi li ho presi anche da 25 e questi sono 10 pezzi ed eccole qua. E posso anche queste utilizzarle come decorazione per l'albero di Natale. Poi ovviamente se sviluppo qualche idea in merito vi farò il tutorial in collaborazione. Poi per quanto riguarda le perline ho scelto solo queste qui della Toco.
Questo è davvero un bellissimo colore, questo è il codice, è il 412 e corrisponde appunto all'Opac Rainbow Purple. Non so se si nota dalla videocamera, ma vi posso assicurare che è un colore davvero stupendo. È un po' più chiaro rispetto a come lo vedete qui in videocamera, ma è davvero bello. Ma non so se è la luce, provo a toglierla 2 secondi ed eccolo qua, non so se notate. Però ha tutti questi riflessi appunto a B che adesso non si notano. Però vi posso assicurare che sono dei riflessi molto tangenti, tutti a B. Riaccendo di nuovo la luce, così eccoli qui i riflessi. Con il flash si nota ovviamente il colore a B. E questa è l'unica bustina di Rockaille della Toco, perché davvero sono pienissima di colorazioni e ho scelto un po' di minuteria in acciaio. Allora, in primis ho scelto queste bellissime croci, sono 10 prezzi sempre in acciaio inossidabile ed ecco qui le crocette, ve le mostro anche ovviamente da vicino. E voglio realizzare dei braccialetti con queste crocette, perché no? Sono davvero molto belle e luminose. Sono in acciaio e ovviamente in colorazione oro. Poi ho preso questi perni, sempre in acciaio, questo è il codicino, 10 pezzi. Questi sono davvero molto carini. Un perno davvero carinissimo, semplice ma al tempo stesso molto elegante e fino. Dietro c'è appunto il forellino e questi sono appunto i pernetti, molto carini. Poi ho preso anche queste qui, che sono dei piccoli connettori con la Madonnina, sono 4 pezzi, questo è il codicino e questi appunto sono i connettori. Aspettate che provo, ecco qui, davvero molto molto carino questo connettore e questo è il retro, davvero molto molto belli. Rieccomi, scusate l'intromissione, ma ovviamente a casa non sono mai sola e quindi ogni tanto devo mettere pausa. Quindi, queste ve le ho mostrate, vi mostro anche questo articolo. Questo è il codice, è un solo pezzo, è appunto un connettore sempre a forma di croce, però se ci fate caso è, vedete, curvo e adatto appunto per i bracciali. Ve la mostro, eccola qui, vedete? Molto molto carina ed è appunto adatta per i bracciali perché segue appunto la linea del polso. Infatti con questa realizzerò un braccialetto. Poi ho preso questi charms davvero molto carini, sono 5 pezzi, sono esattamente quei charms per le coppie barra amici perché vengono appunto inviati così in questo modo che dopo si ovviamente si spezza, io non andrò a spezzarlo e ci sono appunto 5 coppie con appunto la forma del puzzle. Adesso li sto riempiendo pieni di impronte, perché prima di iniziare a registrare ho messo un po' di crema per le mani, quindi adesso sto impasticciando tutto e questi sono appunto i componenti a forma di puzzle. Nel frattempo il cane del vicino gli sta venendo una crisi isterica, un risalimento nervoso, non lo so. Da quando ho iniziato a registrare che abbaia all'impazzata. Questo è un altro articolo, è un paio di orecchini sempre in acciaio. Ovviamente tutte le cosine che vi ho mostrato sono tutte quante in acciaio. Qui c'è anche, ovviamente, anche scritto stainless steel. E sono un paio di orecchini, come vi dicevo prima, a perno completi. Ve lo mostro, eccolo qua. C'è appunto il pernino con la farfallina e questi sono gli orecchini. Sono fatti in questo modo, sono molto molto carini. Ovviamente con i capelli raccolti perché ho dei capelli si sono allungati tantissimo. Adesso mi arrivano a metà schiena e quindi preferisco metterli raccolti un pochettino boccolati con questi orecchini.
rendono davvero tanto, poi sono molto molto luccicosi, non so se vedete luccichi, sono davvero molto molto carini. Aspettate che lo rimetto a posto e poi andranno dritti. Ce la faccio? Ce l'ho fatta. Eccoli qua. E poi ho preso altri orecchini. Infine, questo è l'ultimo. Ecco, anche la batteria scarica, ma è anche l'ultimo prodottino che ho scelto. Eccoli qua. Sono sempre in acciaio. In acciaio chirurgico e appunto ho preso questi orecchini. Aspettate che provo ad aprirne uno con la crocetta, vedete, c'è appunto l'anellino e con della una piccola crocetta sotto, davvero molto molto carini. Sono esattamente, sì, 2, 4, 6, 12 paia, sì, 12 paia per confezione. Sono davvero molto molto carini. La croce è davvero molto sottile. Non so se... Eccola qua. Vi mostro anche senza cartoncino, sempre se riesco. Sempre il discorso, mai mettere la crema prima di fare un unboxing. Ed eccolo qua. E poi ovviamente, aspettate che aggiusto la crocetta, si incastra in questo modo. Questi sono davvero carinissimi, io ho anche due fori sul lobo e quindi pensavo di inserire in un foro questo qui con la crocettina e l'altro foro invece un orecchino a perno magari luccicoso con uno strassino, uno chaton. Davvero molto molto carini. Niente, ragazzi. Dicevo, niente ragazzi, questi sono tutti i prodottini che ho scelto appunto dal sito di Cobiz, ovviamente anche gli stampi che vi mostravo ad inizio video. Seguiranno due video tutorial in collaborazione con il sito. Non so cosa realizzare, sicuramente un video resina perché voglio andare sicuro a testare o questo stampo qui con le stelline oppure questo qui tema Halloween perché è troppo grazioso. Poi è di un rosa davvero carinissimo questo stampo, non so se riuscite a vederlo, ma è di un rosa davvero rosa confetto. Ho provato a togliere la luce per mostrarvi il colore dello stampo, davvero molto molto carini, quindi non so quale andare a testare per primo perché sono entusiasta di tutto. E poi andremo a realizzare qualcosina o di assemblato o qualcosina con le perline. Quindi restate sintonizzati, attivate la campanella. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!